Non c'è stata la lunga notte come nelle altre occasioni elettorali. Lo svolgimento dello scrutinio è avvenuto rapidamente. Complimenti al commissario che regge il comune di Avellino per aver organizzato con grande efficienza la macchina amministrativa. Auguri, auguri di vero cuore a Laura Nargi per essere non solo il primo sindaco donna di Avellino, ma perché attraverso un consenso abbastanza nutrito, circa 800-900 voti in più rispetto al suo avversario, ha conquistato la poltrona di sindaco in una battaglia elettorale che, mettendo da parte le polemiche e tutte le cose che sono state dette, è stata sostanzialmente una bella campagna elettorale. Gli avellinesi hanno capito, non hanno capito, spetterà il giudizio di quelli che verranno e dei fatti che si mostreranno nel corso della consiliatura della dottoressa Laura Narci, alla quale io voglio anche dire c'è stato un frainteso tra me e lei, io l'ho sempre voluta bene, insomma, qualcuno ci mette lo zambino per creare polemiche. Io faccio il mio mestiere e faccio le mie domande. Lei risponde come vuole, ma evidentemente qualcuno ci ha messo lo zambino per farmi fare polemica. Non è questo che mi interessa. Interessa il fatto che il nuovo sindaco deve seguire, se me lo consente, almeno tre consigli. Il primo, non essere solo al comando, perché questo comporta errori, valutazioni sbagliate e tante altre cose. Affidarsi ad una squadra di capaci, meritevoli, onesti intellettualmente e onesti anche nel ruolo che svolgono, e poi il recupero di una città che oramai è avviata verso il degrado. Non andiamo alle responsabilità, ci sono, ma se ne può parlare quando e come si vuole. Due cose fondamentali, se mi consentite, anche per l'esperienza che ho avuto attraversando molti consigli comunali, chiedo alla dottoressa Nargi con grande amicizia e credo che lei possa condividere questi due suggerimenti. Il primo, andare velocemente alla ricostruzione del opere incompiute, che non se ne può più, quelle sbarre del tunnel devono essere rimosse. La dogana di Avellino è il simbolo degli avellinesi, ci riconosciamo in esso, tutti gli avellinesi sanno che la storia e il recupero della memoria passa attraverso il Reuccio, insomma, il centro storico. E poi, alla fine, il recupero della memoria della città. Riportare Avellino ad essere faro della politica e dei servizi come un tempo lo era. C'è passato un po' di tempo, ci sono state tante cose che non sono andate, lasciamole da parte. Il nuovo inizio significa lavorare per la città, nella legalità soprattutto, nella legalità, perché questo è il problema vero. Non si può fare onestà se ci sono comitati di affari, li dobbiamo tenere lontani, dobbiamo cercare di dare speranze ai giovani attraverso quella speranza che matura con i fatti concreti, e i fatti concreti sono tanti. Il lavoro da fare, dottoressa Nargi, è enorme, lo comprendiamo, saremo anche a giudicare, se me lo consente, quello che non andrà, a consigliarle come fare per andare meglio. In bocca al lupo. E vorrei spendere qualche parola per Tonino Gengaro, un ragazzo coraggioso, un ragazzo pulito, un ragazzo che evidentemente non ha incontrato qualche favore all'interno del suo partito, probabilmente da parte di qualche componente, non è stato capito dalla città. E forse anche qualche suo vizietto di essere poco empatico, si è detto, ma l'empatia non è la politica è un'altra cosa.